Buongiorno amore! Fatti vedere un po' con queste treccine come sei bella! Oh, ma sei bellissima! Doveva arrivare Aria a insegnarci a pettinarci bene la mattina, eh? Quanto sei bella? Ieri te l'hanno detto anche le maestre, vero amore? Allora, se oggi non pioverà tantissimissimo, perché è ritornata la pioggia, mannaggia, andiamo in oratorio a giocare. Anche se piove possiamo andare, Anastasia, l'importante è stare sotto il portico dove ci sono i giochi, c'è il ping pong, eh? Va bene? Ok, amore? Sì. Per merenda vuoi la crostatina allora? Scuola? Sì. Ciao amore, sei stanco. Pronta amore? Prontissima? Andiamo a scuola? Bravissima! E tu con la risma stamattina? Che più grossa di te! Su con la vita, Anastasia, dai che la vita è bella! Ani? Ani, andiamo, chiudi la porta! Andiamo, Vane! Cucciolini, Vanessa e Anastasia sono andati a scuola. Speriamo che oggi non piova perché vogliono andare a giocare in oratorio a ping pong, perché Vanessa sta imparando a giocare a ping pong. E quindi pregate per noi che non piova, ci vediamo dopo. La porta aperta. Ci siamo dimenticati la porta aperta. Benissimo. Cucciolini, ci siamo dimenticati la porta aperta. Sapete cosa significa questo? Che è scappato il gatto e adesso devo trovarlo prima che arrivino Vanessa e Anastasia. No ragazzi, se io non trovo Gasper è la fine per me. Gasper! Gas! Gasper! Vediamo se nella sua cuccia. È uscito sicuramente. Ha trovato la porta aperta e lui è andato a farsi un giro. Eh sì, perché è quello che lui voleva fare da sempre. Tenta sempre di uscire, il problema è che se non rientra io non so come dirlo alle bambine. Gas. Allora, in bagno di solito lui non entra. Infatti non c'è. Anche in questa stanza lui di solito non può entrare. Però si sa mai. Gas. No, non c'è. Andiamo in cameretta. Gasper. Gas. Gasper. Mannaggia. Gas. Non c'è, ragazzi, non c'è, non c'è. Andiamo a vedere nella mia camera. Gasper. Gasper. Gas. Niente. Niente, ragazzi, io non so veramente come fare. Provo ad andare giù e vediamo se fuori. Magari ha incontrato qualche amichetto con un cagnolino, speriamo di no, io non so come possa reagire di fronte a una situazione del genere, lui non è abituato ad uscire. Ragazzi, ditemi cosa devo fare, soprattutto se non rientra, non so come dirlo a Vanessa e Anastasia, datemi un consiglio, scrivetemi nei commenti come fare per dirlo alle bambine. Proviamo a vedere se è fuori. Gasper! Gas! Gasper! Gas! Gasper! Allora, cucciolini, l'unico sistema per vedere se è uscito, è rientrato o invece è andato in giro è controllare le telecamere, quindi lo farò adesso perché mi posso collegare dal computer con le telecamere. Vediamo un po' dove è andato. Ecco qua, e quando è uscito, qui, ecco, qui c'è stato un accenno in cui sembrava volesse andare giù. In realtà poi si è rifermato, si sta guardando intorno e qua è in piedi. Niente ragazzi, Gasper si è allontanato. Gasper si è allontanato e non rientra. Io spero che rientri il prima possibile o comunque prima che le bambine ritornino a casa. Cucciolini, è iniziato a piovere e c'è un fortissimo vento. Sentite? E Gasper non è ancora tornato. Speriamo che non gli sia successo niente. E vediamo se nelle prossime ore riuscirò a riportarlo a casa. Ah, William, ascoltami, hai per caso visto il gatto? No. Guarda che stamattina il gatto è uscito perché involontariamente le bambine hanno lasciato la porta aperta e io non lo trovo più. Ma sarà in giro, guardate. Oh sì, ho guardato e l'ho chiamato anche fuori. Guarda che se non torna io non so. Ma provo a chiamarlo, no? Adesso riprovo, non so come dirlo alle bambine. Mi raccomando, William, se lo vedi, visto che tu sei fuori a lavorare, prendilo al volo e portalo dentro. Va bene, va bene, non c'è problema, vedrà che torna. Ok, cucciolini, sembra che il vento si sia calmato e quindi adesso proverò ad andare fuori per vedere se magari Gasper è rientrato ed è in cortile e aspetta che lo facciamo entrare.
Allora, c'è ancora un po' di vento in realtà. Pensavo si fosse calmato perché non sentivo più ululare, ma invece ce n'è ancora. Proviamo a vedere se c'è Gasper, perché tra poco escono le bimbe e io veramente non so cosa fare. Gasper? Gas? Allora, proviamo a vedere se c'è. Gasper? Gasper? Guardate, il vento ha fatto cadere anche questa finta ringhiera di foglie. Però forse è meglio se guardo qua sotto prima. Gasper? Non c'è. Ragazzi, c'è un vento bestiale, altro che... Oh, io non so dove cercarlo. Non so più dove cercarlo. Gas? Gasper? C'è un caos bestiale, ma perché appunto stiamo facendo i lavori, ci sono piastrelle, sanitari dappertutto, praticamente casa nostra è diventata una sorta di cantiere e sicuramente non è lì perché lì ci sono gli operai e c'è mio marito che lavorano e se ci fosse stato il gatto mi avrebbero avvisata subito. Quindi niente, ho ancora un'ora di tempo per vedere se torna e poi bisogna dirlo a Vanessa e Anastasia. Ragazzi, scrivetemi nei commenti se a voi è già successo che il gatto uscisse di casa e magari poi rientrasse a distanza di qualche giorno, perché a noi non è mai capitato e quindi io sono abbastanza spaventata. Allora, cucciolini, di Gasper nessuna notizia buona purtroppo, nel senso che non è ancora tornato, però nel frattempo è uscito il sole e quindi abbiamo anche meno difficoltà eventualmente quando torniamo a casa di andarlo a cercare. Mi ha chiamato il dentista, devo portare Anastasia a fare una visita di controllo, la sua prima visita dal dentista, e poi quando torneremo a casa andremo a cercarlo. Vanessa oggi doveva fare catechismo, ma penso che o non andrà o andrà molto tardi. Quindi ci vediamo tra poco con Vanessa e Anastasia, alle quali dovrò dare questa brutta notizia. Bimbe, ciao! È uscito un sole potente. Anastasia mi ha chiamato il dentista e adesso andiamo a fare una visita di controllo. Ti ho portato la merenda, ma tu l'hai già vista. Allora, bimbe, io purtroppo vi devo dire una cosa. Quando sono tornata a casa stamattina da scuola, dopo che vi ho portato a scuola, purtroppo ho trovato la porta di casa aperta. E quindi non c'era Gasper. E non è ancora tornato, è tutta la mattina che lo cerco. Quando torniamo, al massimo, se tu devi andare a catechismo, Anastasia, io e te andiamo in un attimino a fare un giro per la zona e vediamo se chiamandolo torna a casa. Allora, Ani, sei tranquilla che dobbiamo andare dal dentista? Sì! Io volevo l'apparecchio quello qua. Allora, adesso vediamo cosa ci dice, però molto probabilmente dovrai mettere l'apparecchio. Oggi? No, oggi no. Ah, ma sei contenta? Ma se non volevi l'altro giorno? No, perché a me mi piace l'apparecchio. Anche a me piace l'apparecchio. Sai che l'ho sempre voluto avere? Solo che i miei denti sono perfetti. Io no, quindi io l'ho. I tuoi no, quindi dove? Sì. Ma no, io ho quello davanti, non quello. No, penso che ti debbano mettere quello dietro perché hai il palato più stretto, vedi? Fai vedere che hai praticamente ti è caduto un dentino e ti sta crescendo dietro e sì. Davanti è rimasto il buco, esatto. Togli infatti, la manina. Va bene. Infatti ho detto da quanto che non cresce, poi un giorno ho guardato bene ed è cresciuto dietro. Alla grande. Perché sennò, peccato che è dietro. Se no sembra che era già caduto. Sì. Meno male che è cresciuto, perché quando i denti non crescono c'è un altro tipo di problema, sì, che è molto più grave. Con l'apparecchio si risolve tutto, ok? Sì, andiamo. Eccoci dal dentista, amore, amore, amore. Sei agitata? No. Ma tanto ti fa solo una visita, ti controlla le tue due arcate dei denti. Ma me li metti a posto? Sì. Oggi? No. No, ci vorrà un po' di tempo, anche perché anche l'apparecchio non è che te le mette a posto in un attimo. Daniel ha usato l'apparecchio, esatto, per diversi anni e adesso i suoi denti sono bellissimi. Perfetto. Lo devo semplicemente toccare con uno scoglio che ti sto toccando. Allora, visita odontoiatrica finita, Anastasia. Allora, cosa dobbiamo fare con questi denti? Anastasia, raccontacelo tu. Dobbiamo fare alcune cariette. Sì, perché c'è una chiaria. Caria, non chiara. Caria qua sopra. Sì. Poi facciamo una bella pulizia dei denti. Il lavaggio, brava. Pulizia. Sì, lavaggio dei denti, pulizia, sì, dei denti, che da quando si hanno 6 anni è consigliato farlo una volta ogni anno. E poi la faremo anche a Vanessa. E poi metterai un espansore. E qua andrà. Che si, brava. Si mette in mezzo ai denti qua sopra. Non si vedrà nulla e perché allargherà. Non puoi neanche, se tu lo,
cioè non devi, se lo dici ai tuoi compagni puoi anche non dirlo, tanto non si vede, perché se tu avevi quello qua si vedeva, invece quello dietro che non si vede. Esatto, possiamo tenerlo nascosto. Però se non guardano il video. Io vorrei andare a scuola con quello. Ma tu ci andrai a scuola, esatto. Quello lì è fisso. Però a me piace quello davanti. Vabbè, quello amore. Guardatemi. Se un giorno dovrai metterlo, lo metteremo. Cosa ti ha consigliato la dottoressa sui pasti, Anastasia? Che vuol dire i pasti? Che non quello che mangi. Cosa ti ha detto? Che non è importante tanto quanti dolci mangi, ma è importante che quando li mangio perché sennò se quando io li mangio che hai casi qua i denti, i batteri gli piacciono gli zuccheri, certo, e quindi poi si attaccano tutti, esatto. Ma quindi cosa ti ha detto lei? Io pulisco sempre con uno stuzzicadente, sì, perché il cibo si attacca, sì. Ma cosa ti ha detto? Che bisogna mangiare non spesso, troppo ravvicinato, bisogna fare 5 pasti al giorno. Ha detto che quando esci da scuola devi fare una merenda e poi la cena e poi basta. Dopo cena solo acqua, ok? Sì. Lo faremo? Sì. Brava. Ma Gasper è vero che non c'è a casa? Sì, Vane, non c'è. Da stamattina che... Magari poi adesso lo andiamo a cercare un attimino, sì. E magari torna. Allora, Vane, adesso ti porto a catechismo. Senti, Anastasia, io e te andiamo un attimino a fare un giro? Come Gasper? Allora, andiamo a fare un giro, proviamo a chiamarlo. Comunque il gatto non devi cercarlo così, perché il gatto torna a casa, non è come un cane che si può perdere. Però ci proviamo, ok? E vediamo se quando torni da catechismo abbiamo la sorpresa. Ti facciamo la sorpresa. Ma non sei preoccupata però, perché? Perché pensi che torna? Sì. Mamma, se non torna Gaspar? Ma sì che torna, perché non dovrebbe tornare? Andiamo a vedere. Adesso andiamo, abbiamo portato Vane a catechismo. Allora, il gatto ti dico posso una cosa. Posso andare con il monopattino? In caso quello. Col monopattino? Ti faccio vedere. Va bene. Allora, il gatto si affeziona alla casa, non tanto al padrone, anche se Gaspar è innamoratissimo di me. Il cane si affeziona di più al padrone, quindi il gatto a casa torna. Se non gli è successo niente di grave, il gatto torna, ok amore? Non sei. No, sei tranquilla. E c'è tua sorella che fa tanto quella, Gasper, sembrava che non gliene fregasse niente che il gatto fosse uscito. O non mi crede? Comunque adesso andiamo a fare un giro e vediamo se lo troviamo, ma comunque il gatto difficilmente lo trovi andando in giro a chiamarlo, ok? Tornerà quando noi non lo cercheremo più. Ragazzi, mi sa che sono più preoccupata io per il gatto che loro. Ho avuto paura della loro reazione, che potessero soffrire tanto, ma in realtà sembra quasi che non gliene freghi niente, quindi meglio così da una parte. Tanto io sono sicura che il gatto torna. Adesso lo andiamo a cercare nel frangente che andiamo a prendere Vanessa a piedi a catechismo. Gasper! Gas! Allora Gasper, se sente la mia voce arriva subito. Chissà dove è andato. Secondo me è andato in giro, ha trovato qualche gattina. Però è a casa, ma di là dall'altra parte. Casa nostra. Ma sono andata fuori oggi, ha guardato dappertutto. Oddio, di là non tanto, ma ci sono tutte le macerie. Ci sono i bancali con i sanitari, con le piastrelle. Ma figurati se era lì. Poi ho visto anche papà, gli ho detto che non c'era Gasper. E che se l'avesse visto che lui lavora fuori, di avvisarmi. Ma va, secondo me... è andato in giro, ho trovato qualche gattino, ho trovato qualcuno che gli dà da mangiare e magari torna stasera. È in giro, in vacanza. Stai tranquilla che torna. Vane, devi fare i compiti, devi studiare. Ci vuole mamma Gasper? E Gasper tornerà, come ho già detto, va da Anastasia, avrà trovato un'amica in giro o qualcuno che gli sta dando da mangiare. Tranquilla che torna, non ti preoccupare. Tutti i gatti vanno a farsi un giro, poi tornano. Speriamo che torni. Ok. Studia adesso però, Marroni. C'è un gatto marrone in questo campo? Ma devi dire no, perché? Gasper! Gas! Magari è lì. Dove? Là c'è un gatto. Andiamo a vedere se c'è anche Gasper. No, lì ce n'è uno. Gasper! Hai sentito? No, tu sì? Ho sentito. Hai sentito miagolare? Mm. Dove c'è un gatto? Là sulla... Di sopra? Cosa per salire? Ma lo c'è sempre. Gasper! No. C'è Gasper, di là? Vediamo? Non è che è bella, perché c'è una gatta che un po' gli assomiglia. Aspetta. Gasper!
vediamo. Guarda. È lui? No. È troppo scuro. E chi è? È Mirta. Ma no, Mirta non posso. No, sono i gatti di quello della cascina, non è lui. Quelli tigrati. Vabbè, dai, tanto torna. Il problema è che sta diventando buio. Ridi, ridi. Che il gattino lo vediamo tra qualche giorno. Tu che eri indifferente. Gasper, per me Gasper è a casa tua. A me non me lo toglie nessuno dalla testa. Lui è lì, nascosto da qualche parte. Gasper! Guarda Gasper, che tu non esci più. L'hai visto? Sì. Dove? Ma dove? Ma dove? Nel nostro giardino. È qua! Oddio, non lo vedevo. Ma perché ti nascondi? Ma vieni dentro, va? Ma lui non si... No, lui da qui non si... Guarda, guarda. Lui da qui non si muove. Sai perché non veniva? Perché c'eravate fuori voi. Dov'è? Gasper, sei in castigo, eh? No, poverino. Gasper, sei in castigo, eh? Dove sei andato tutto il giorno? Eh? Ti sei divertito? Ma non smetti. Adesso entra, adesso lo chiamo da qua, dalla cucina. L'hai preso? Vieni, Gasper, che facciamo un bel discorsetto adesso io e te. Per una settimana non mangi. Va bene? Vado a portarlo dentro. Ma lui vuole stare fuori, si sta così bene. Guarda che sei tutta sporca sulla maglia. Contenta? Sì. Amore, cos'è successo? Non sei stata bene. Sì, ma non c'è, non ho proprio vomito. Hai rimesso, non hai rimesso niente perché magari sei a stomaco vuoto, ti sei appena alzata. Noi dobbiamo andare fuori a pranzo oggi. Ho appena sentito la mia amica per prenotare, vengo su e tu vomiti. No, cerca di star bene. Adesso come ti senti? Meglio. Stai meglio? Perché calda non mi sembri, però ti ricordi che ieri mattina ti dicevo che avevi la faccia rossa? Ma chissà, speriamo che non ti venga la febbre, dai. Cerca di resistere, ok? Hai fame adesso o no? No. No? Ok, allora senti, io faccio il bagnetto ad Anastasia, tu ti rilassi ancora un pochino nel letto, ti accendi la TV? Se stai male, vieni subito in bagno, d'accordo? Dai. Buongiornissimissimissimo. Ciao amore mio. Andiamo a fare... Ciao. Ciao, andiamo a fare il bagnetto. Ma adesso? Sì. Preparo la vasca? Fare colazione. Fai colazione, sì. Però io intanto preparo la vasca. La faccio calda calda così nel frattempo si raffredda. Vanessa lo fa con me. No, Vanessa no. Vanessa ha rimesso adesso, no? Non sta bene. Niente, dai, non importa. Lo fai da sola, va bene? Vane, cosa succede? Niente, Vane, dai. Ti viene, dai, 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 vieni, vieni, corri, 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 non metterti niente. Ce la fai? Ti auguro di non esserti presa la gastroenterite. Corri, 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 corri. Oh, Vane, allora, pranzo è annullato, fa niente, non c'è problema. E adesso ti ho dato i fermenti, speriamo che ti passi. Comunque non vuoi mangiare proprio niente, niente. In realtà, Vanessa, se io fossi sicura che gastroenterite, non dovresti né bere né mangiare fino a quando, dall'ultima volta che hai rimesso, passino almeno 3 ore. Quindi devi attendere un pochino. Ma voglio fragole. No, vabbè, le fragole non ci sono in questo momento. Adesso vediamo se papà te le va a comprare. Ok? Dai. Anastasia? Allora, il fatto che noi non andiamo fuori a pranzo e che... Perché Vanessa non sta bene. Non significa che devi stare tutto il giorno attaccata al cellulare. Voglio giocare a Roblox. Gioca, amore, un pochino. Ma è mio. Adesso, e quello lì è tuo. Adesso gli do il mio. Ma io sono fidanzato. Chi è un fidanzato? Questo qua. È tuo? No. Ah. 1 hour later. Amore, come stai? Meglio? Sembra tu abbia smesso di vomitare, vero? Almeno per ora, dai, fammi sentire, perché prima mi sembravi un po' caldina. Ma no.
No. Ascolta, ti va una minestrina calda? No. No? Non ti va nulla per adesso? Eh? No, amore. Ho mandato Anastasia con papà a fare la spesa e gli ho detto di comprarti le fragoline che ti andavano. E anche le figurine. Sì, va bene, le figurine, ma non si mangiano le figurine, almeno credo. Quindi quando hai voglia di mangiare qualcosa me lo dici, ok amore? Mm-hmm. Eh? Perché questa unghia è più piccola? Perché mi si è rotta. Mi si è rotta sabato. No, venerdì. E ieri si è staccata del tutto. Poi mi aiuti a togliere lo smalto? Mm-hmm. Eh? Se te la senti, ok? Sì. Vane! Vane! Ma sono tornati papà e Anastasia dalla spesa! E hanno trovato l'album dei cucciolotti, però purtroppo non hanno trovato le figurine, vero? Mm. Però dentro l'album ce n'erano 8 pacchetti. Sì, ma neanche uno. No, veramente. Ani, non li avete trovate? No. Oh, che peccato. Solo due ne abbiamo. E invece, sorpresa! 50! 50 pacchetti delle figurine. Sì. Mamma mia, magari troviamo quella. Oh, sto parlando, mi cagate un secondo. Quanto tempo ci metterete ad aprirle tutte? Mezza giornata. Vabbè, Vanessa, stai meglio. Ascolta, le fragoline appena sono le trovo dalla spesa te le preparo? Sì. Sì, ma vuoi solo quelle? Vale? Sì. Ok. Tu Ani cosa vuoi mangiare? Pasta. Con che cosa? Con l'olio? Faccio le orecchiette. A few moments later. Amore, amore, non ce lo facciamo. Pensavo ti stesse passando tutto e invece niente. Senti, devi stare però tranquilla, sdraiata, gioia, amore mio, piccolina. Senti, preparo, finisco di preparare la torta e poi vengo qua con te, va bene? Vuoi accendere la TV? No. Vuoi berlo un goccino di quella roba? No, ok. Lasciamo stare anche perché più bevi e mangi, più vomiti, ok? Mi dispiace. Mi dispiace, Topino. Hai visto come sto male, Vanessina? Pensavo avessi finito, invece ho continuato. Ha vomitato ancora. Adesso abbiamo giocato, non ho dato niente. Ma infatti stava meglio, pensavo avesse smesso, invece adesso è corsa in bagno. Guarda che appena si vomita dopo si sta bene, solo che dopo un'oretta ricomincia. Senti, facciamo un dolcino, mi aiuti? Dai, dammi una mano, poi facciamo i compiti. Finiamo i compitini? Mi porti l'arancia, bravissima. Questo bisogna grattugiare. Un balletto. Sei bravissima. Ah, pure. Ma amore, brava. L'anno prossimo vai anche tu a ballare con Vane, ok? Come stai? Benino. Benino. E prima ti ho misurato la pressione perché ti sentivi i battiti del cuore in gola, ed è molto bassa. Quindi abbiamo preso un po' di sale. Adesso stiamo misurando la febbre perché hai mal di testa. E voglio capire se darti la tachipirina oppure no. Va bene? No, sì, me la do lo stesso. Te la do lo stesso così ti passa, ok? Gioia. Vediamo ma quanto sarà. Ma quando suona la devi togliere. Questo non suona, dobbiamo guardare i minuti. Allora, Vanessa, hai la febbre a 38 quasi. Adesso, vabbè, ovviamente, come già sapete, non si vede da qui. Eccolo, sì, si vede adesso, 37,8 più o meno. Bene, mettiamo la tachipirina. Perché subito. Subito te la metto adesso, va bene? Mettimi tre. No, sì, così fai come nel film di ieri, comincia a volare. Later. Amo, come stai? Meglio? Hai attaccato un po' di figurine? Sì. Sembra che tu stia meglio, vero? Adesso andiamo a dormire perché Anastasia domani va a scuola. Io le vedo. E tu no. Vediamo come va stanotte, ok? Andiamo su? Sì. Comincio ad andare con lei, ti aspetto su, va bene? Ok. Dormire perché è tardi e domani si va a scuola. Sì. Non è vero? Sì. Ani. Anastasia, domani mattina quando ti chiamerò e tu non risponderai, poi piangerai. Ti ho visto. Ci sono i tuoi piedi, esci. Dai, vai a letto che domani... Vai a letto! Ma perché? Vabbè, amore. Amore, cerca di dormire tutta la notte, non svegliare la mamma, no, sto scherzando, eh. Se ti svegli che non stai bene, mi chiami. Qua c'è la bacinella.
Pronta per l'uso? Come ti senti? Da quando hai preso la tachipirina meglio, però la mia paura è che quando poi passa l'effetto della tachipirina tu possa star male ancora. Come ti senti? Bene? O cominciamo? No. Comincia a essere un po'... Sì? Oh. Vabbè, dai, vediamo come va la nottata. Se proprio non va, boh, resterà a casa anche questa qui. No, non ce l'ho. Allora, tesoro, buonanotte, eh? E speriamo di vederci domani mattina. Non prima, eh? Capito? Solo io mi posso svegliare e controllarti. Tu dormi tutta la notte. Notte, amore. Beccata! Peccata, peccata. 1-0 per me. Cosa vuoi? Voglio qualcosa di fresco. Tipo? Un ghiacciolo. No, dai, andiamo. Se vuoi ti faccio un bel bicchiere di acqua e ghiaccio. Ok? Ciao. Vai, letto. Ciao. Me lo fai un favore? Ciao, gommina. Vai a letto. Per favore, Ani. Allora, ragazzi, è 1:10, Vanessa credo abbia la febbre, sta misurando la temperatura a caldo, quindi la mamma la scopre, perché quando si ha la febbre bisogna scoprirsi se sia caldo. Ragazzi, la febbre è a 39, non so se... Eccolo lì. No, non è quello. Sì, blu. Vabbè, la vedete quella bianca? Comunque quella. 39, supposta. Suppostina. Mettiamo la supposta Vanessa. E poi andiamo a nanna. Ragazzi, buongiorno, sono le 7, Vanessa è bollente. Bollente. Ho quasi paura a guardare il termometro perché ha ancora 39. Niente, 39 come a luna stanotte. Quindi adesso Vanessa ti metto le calze con acqua e aceto, ok? Però lo devi sopportare, va bene amore? Ti ho preparato anche una borsa di ghiaccio da tenere in testa. Dai, 39, credevo peggio, meno male. Ragazzi, ho preparato una bacinella con acqua e aceto e ghiaccio, le metto le calze, le sue calze, le bagno, le strizzo e gliele metto i piedi. E qui ho preparato una borsa di ghiaccio, ce l'ho, ma non, in questo momento non so dov'è. E sono molto stanca perché non ho dormito molto. Ok, vedete ragazzi, ho messo i calzini di Vanessa dentro la bacinella. Li bagno bene bene bene. Adesso li strizzo e glieli metto ai piedi. Vedete? Glielo ho messi così i suoi piedini caldi, bollenti, si rinfrescano. E l'aceto toglie l'infiammazione della febbre. Guardatela. Con la sua borsa del ghiaccio finta fai da te. Ciao, piccola. Ti piace con le calzine bagnate? Sì? Sono già asciutte. Sono già calde. Certo, è un attimo che si scaldano con i tuoi piedi bollenti. Adesso la mamma te li cambia. Later. Buongiorno amore, come stiamo? Pochino meglio. Allora, stanotte ti ho messo la supposta sbagliata perché non vedevo ed era nella scatola giusta, ma in realtà dentro c'era quella più piccina e me ne sono accorta stamattina. E adesso abbiamo la febbre 38,5, beh alle 9, adesso magari è scesa un pochino e speriamo che oggi vada meglio, ok? Hai voglia di mangiare qualcosina? Eh? Niente niente? No, va bene, allora magari più tardi, ok? Bimbe, ciao Anastasia. Oggi sei rimasta purtroppo a casa anche tu, ma perché stamattina purtroppo per lei, perché non è giusto che rimane a casa se non sta male. Io solo non che stamattina lo so, amore, solo che stamattina quando è suonata la sveglia, Vanessa aveva la febbre altissima e non me la sono sentita di andare di lasciarla da sola con papà, ma papà dormiva, non me la sono per niente sentita. E poi ero distrutta perché stanotte infatti non ho dormito. No, non ti ho nemmeno svegliata, infatti. Infatti io invece pensavo perché avevo dormito tanto allora, te mi eri svegliata e io dormivo. No, amore, non ti ho neanche svegliata. Vane, sembra che tu stia meglio, eh? In questo ieri momento. Ieri ha mangiato. Come? Ieri ha mangiato, però. No, vabbè, ieri ha mangiato 3 gamberi e stanotte ho la febbre comunque 39. Adesso sembra che tu stia meglio, forse sei sfebbrata. L'ultima volta che ti ho misurata la febbre era 37,5. Adesso sono le 1:30 del pomeriggio, più o meno sarà 37. Facciamo i saluti, concludiamo questo video. Io ho documentato anche stanotte, quindi salutiamo. C'è tutto. Dai, chi volete salutare allora, oggi? Allora, 3 bambini su Roblox che ho
che mi hanno chiesto se potevo salutarli in un video, che si chiamano Antonio, Francesca e non mi ricordo bene un nome, ma era una ragazza bambina che si chiama Girafin, qualcosa del genere. Okay. Un bacio a tutte e tre. Ciao! Ciao! Buongiorno amore! Buongiornissimo! Colazione pronta con fetta tostata e Nutella. Senti Anastasia, oggi è una giornata molto impegnativa perché appena uscirete da scuola alle 4:30 dobbiamo andare dalla pediatra, quindi dobbiamo venire a casa un attimo. Vanessa si fa la allora è l'unghia poi. Come sta l'unghietta, amore? Mi ha detto la mamma che l'unghia cresce prima che cade. Certo. Cresce, cresce, poi quando è cresciuta tutta cade. Esatto. Non si può ancora tagliare. Tranquilla, amore, sotto ti cresce la tua unghia nuova, va bene? Tu tieni il cerotto finché puoi, poi quando non ti dà fastidio lo togli, però cerca di non sbattere da nessuna parte, va bene, amore? Tu non vuoi uscire? Cerotto. Cerotto, poi quando lo lasciate per un pochino, poi lo togliete e lo fate male. Vero, amore? Cerotto è magico. Vuoi uscire per pranzo? Sì? Oggi sì, però domani no, Va bene? Perché domani è il giorno in cui io non ci sono perché sono in piscina in pausa pranzo. A few moments later. Vane, ciao. Come ho anticipato già ad Anastasia, appena uscite da scuola alle 4:30, vieni a casa, ti lavi subito, ti fai una doccia e dopo andiamo subito dalla pediatra, ok? Stiamo aspettando che si scongela la macchina, piano piano si sta scongelando, anche dietro sembra che si stia scongelando. Ciao Ani! Ciao! Ciao amore! Si sta scongelando anche dietro? Sì. Bene, andiamo a scuola allora, dai! Later! Bentornata! Hai fame, amore? Sì! Fai vedere l'unghietta? È venuta via l'unghietta, non ce ne eravamo accorte! Non ti fa più male? Meno male, hai visto? Che è passata? Sì. Adesso mangiamo, ti ho comprato le lasagne buone buone. Hai fame? Io sono uscita dalla piscina, adesso sto morendo di fame. Eccoci arrivati. Chi è che ha fame in questa casa? Io. Anch'io. Guarda chi c'è qua che ci aspetta, il nostro gattone. Allora amore, hai già mangiato le lasagne? Sei stata velocissima. Guarda che ti annuso il panino, che a lui il prosciutto piace, stai attenta. E adesso ti stai facendo... No, lascialo stare, poverino. E adesso stai mangiando il panetto col prosciutto. Ricordati che quando usciamo, veniamo a casa, velocissimamente, che Vane deve andare dalla pediatra. Esatto. Va bene? Dai, buon appetito. Stai passando il tempo, amore, prima di rientrare a scuola? Stai disegnando? Oh, che bellino, amore, un gattino. Ma che belli questi disegnini. Anche un po' di pelo. Anche un po' di peletti li facciamo, come il nostro Gasper che è pieno di peletti. Ce ne abbiamo dappertutto questi peletti. Sì. Tra un po' andiamo, amore. Adesso ti vai a lavare i denti, va bene? Sì. Ma è stupendo. E come lo chiamiamo questo gattino? Filippo. Filippo. Noi in questa casa tutti Filippo si chiamano, vero? Sì. Le bambole, i disegni. Come? Come posso disegnare? Disegna a me. Poi vai a lavare i denti. Allora. I cucciolini, anche queste 2 ore sono passate. Stanno per uscire Vanessa e Anastasia e dobbiamo correre subito a casa perché Vanessa deve fare una doccia velocissima e dobbiamo andare dalla pediatra. Quindi ci vediamo tra pochissimo con Vanessa e Anastasia. Ciao ragazzi, sono uscita da scuola e adesso vado a casa, mi faccio la doccia e vado dal pediatra. Vanetti, devi fare una doccia veloce. I capelli li laviamo quando torniamo stasera, okay? Prima di andare a dormire perché non facciamo in tempo, va bene? Va bene. Allora ti aspetto giù, ti preparo il panino con la Nutella e poi andiamo via subito. Tutto bene a scuola? Sì. Adesso sto andando dal pediatra e Anastasia è voluta rimanere a casa con papà che stanno guardando un film. E voi scrivete nei commenti qual è il vostro film preferito. Ora siamo arrivati con qualche minuto di ritardo, però siamo arrivati. Del resto dall'altra parte della città e a quest'ora c'è anche traffico. Poi avevamo messo un indirizzo in un paese lontano da noi, non so perché. E il navigatore ci stava portando lì. A few moments later. Vane, abbiamo già finito, che bello, è passato veramente pochissimo perché siamo arrivati in ritardo. Qui c'è il tuo certificato idoneo per poter praticare i pop. Sei contenta? Andiamo subito a casa perché cosa dobbiamo fare? Cosa devi studiare? Beh, una paginetta sola, dai. Solo una paginetta di storia, ok? Perché l'altra l'abbiamo già studiata ieri. Ma a noi storia piace, la studiamo in un attimo. È geografia che non ci piace molto, vero amore? Amore, ciao, sono tornata. Ciao, amore.
benissimo. Mi hai chiamato 15 volte. Tutto bene? Sei contenta che siamo tornate? Ci abbiamo messo pochissimo, dai. Siamo uscite di casa alle 5 e un quarto, sono le 6:10 e siamo già tornate. Signorina, compiti. Che stasera ti devi lavare i capelli, adesso vai a fare quella unica pagina di storia. Mi fai contenta, tu, amore? Anche tu. Io devo fare da mangiare. Mi hai detto che mi aiutavi. Ma io devo fare da mangiare. Tu mi hai detto che mi aiutavi. Sì, va bene, però devo anche cucinare. Vane, ieri l'hai studiata da sola, eh? Ah, ecco. Buon appetito. Buon appetito, amore. Buon appetito. Allora, prego, amore mio. Senti, dopo un provo vai a lavare i capelli, perché è tardi, ok? Bagnetto. No, niente bagnetto. Ani. Ok? Dai, finisci di mangiare che poi Vanessa si deve lavare assolutamente i capelli. E tu devi fare la doccia, ok? Dobbiamo andare a fare lo scherzo a Vanessa. Sì. Ok? Allora, ascoltami, vado giù a prendere il phone. Ani? Gasper, hai visto Anastasia? Buongiorno. Hai visto Anastasia, amore? Ma è sparita. Ani? Anastasia? Oh, chi la capisce questa bambina? Vabbè ragazzi, io vado a prendere il phone per fare lo scherzo a Vanessa. Ma ho visto Ani! L'avete vista anche voi? Ma dove è andata? Cosa sta combinando? Non capisco. Ani, perché mi fai questi scherzi? Dobbiamo andare a prendere il phone. Andiamo. Non so dov'è esatto. Aspetta. Vediamo se è qua sopra. Guarda qua sotto. Amore, devi cercarlo. Ma c'è? Magari non c'è. Non c'è? Guarda nell'altro mobile qui. Ma io pensavo fosse qua. Niente? E allora usiamo quello che abbiamo su. Dai, andiamo a prendere il phone su, dai. Pensavo ci fosse un phone qua sotto, invece no. Sembra che saremo su, ma che sei cavetta. C'è la porta aperta, te la posso fare. Ma no, ma lei non ci vede, tanto noi andiamo in bagno, ok? Sì, ma non mi chiudere la porta in faccia. Allora, Ani, adesso devo provare su di te l'effetto del fonco nel borotalco. Su di me? Eh sì, Quindi adesso prendiamo il borotalco, il phon. C'è. Sì che c'è il phon, due stupidaggini. Prendilo. Adesso ci penso io. Allora, Ani, bisogna mettere il borotalco qua dentro. Io sono paura. Così. Adesso qua devo provare su di te. No. Per vedere se funziona. No. Eh sì, amore. Chiudi gli occhietti tu, eh. Sei no. Pronta? No. Ok, come ti senti? Bene. Bene? No. Ok, no, ma non sei tanto bianca. Hai messo le mani in faccia. Comunque, l'effetto c'è. Vedi che funziona ancora il phon, che eri preoccupata, guarda. Funziona benissimo. Adesso, Anastasia, prendi il borotalco. Mettilo qua dentro. Tanto, eh. Ah, sta uscendo. Cioè, la stai mettendo? Sei sicura? Ok, bisogna andare a chiamare Vanessa e dirle di lavarsi i capelli, ok? Dai, Vane, andiamo, dai che è tardi, dobbiamo ancora fare gli zaini, su, c'è da lavarsi, dai. Dai, andiamo, dai, che è tardi. Oh, ragazzi, stasera inizia il Festival di Sanremo. Mentre Vanessa... C'è anche l'ultimo che canta. Si lava i capelli, tu ti metti il pigiamino, va bene? Ma c'è anche l'ultimo che canta. Sì, tu lavati solo i capelli perché oggi ti sei fatta la doccia che siamo andati dalla pediatra, eh. Ani, dai, vieni con me. No, si è già nascosto di nuovo. Guardate. Questo è buono, sai, mi piace. È un buon massaggiatore della pelle. La tira tutta, non pensavo. Dai, Tatina, lavati i capelli che bisogna andare a dormire.
Scusi? Lei chi Scusi, è? Lei? Ma lei crede che nessuno la vede? Chi era? Ti credi Babbo Natale col vestito invisibile? Sì! Non è vero! Non c'è niente di invisibile! Non ho altre cose, ciao! Vale, lavati. Ci vediamo fra pochi minuti, ok? A few moments later. Ah, fatto. Ah, mamma! Aiuto! Mamma, sento Vanessa che urla. Sì, ho sentito anch'io, andiamo a vedere. Forse lo scherzo, Ani, corri, 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 corri. Vane! Oh, Vane, ma cosa è successo? Fammi vedere. Successo. Girati. No, dai, mamma, ma cosa è successo? Cosa? Dai, mi brucia gli occhi! Sciacquati, ma... Non vedo! Ma com'è possibile? Com'è possibile? Aspetta che c'è il forno acceso, non puoi aprire l'acqua! Mamma, non vedo nulla, dai! Sì. Fammi in questo lavandino! Qua, di qua! Ma com'è possibile? Non capisco, ma... Ani, cos'è successo? Sei stata tu? Perché ridi? Sei stata tu! Amore, ma... Tutto bene? Tutto bene? Sembra che hai i baffi, guarda. Tutto ok? No. Sì, però mamma. Cos'è successo? Non capisco, ma cos'è questa cosa che hai in faccia? Adesso te la spruzzo addosso. Vediamo. Fammi vedere. Che carina, però non stai male. No. Senti, Vane, tutto ok? Ci vedi? Ci vedi? Sì. No. Sì. Vabbè, dai, era uno scherzo. Sì. Gli abbiamo fatto uno scherzo io e Anastasia. Ma dai, che tra poco è carnevale. Sei arrabbiata? Quando a carnevale uno scherzo vale. Quindi... Esatto. Dai, ma non è ancora carnevale, quindi questo scherzo non vale. Scherzo finito, volevamo farti questo scherzo. Spero che tu non ti sia arrabbiata. Sei arrabbiata? Per uno scherzo. Va bene, andiamo a fare lo zaino che domani si va a scuola. Ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate le campanelle e lasciate un bel like a questo video. E asciugati i capelli. Ciao. Ciao. È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù. Mamma